dividerlo io. Ok, bene. Grazie, scusi l'interruzione. Allora, vi parlavo appunto delle tasse universitarie. Le informazioni sulle tasse universitarie, vedete, quassù c'è una lentina per la ricerca. Se voi qui digitate semplicemente tasse, ad esempio, troverete immediatamente la voce sulle tasse universitarie. Come vedete, l'accesso all'università, cioè, ci sono due regolamenti, il regolamento tasse e il manifesto degli studi. Nel manifesto degli studi ci sono anche tutte le scadenze, entro quando va pagata la prima rata, entro quando ci si può immatricolare, entro quando si possono fare i trasferimenti. Tenete presente che normalmente iniziano le pre-immatricolazioni ora alla fine di aprile e vi potete subito pre-immatricolare. Questo vi garantirà di avere un tutor dedicato e che quindi potrete contattare nel vostro percorso per sapere varie cose dell'università che magari via via vi vengono a mente. Poi, dalla fine di luglio inizia l'immatricolazione vera e propria, quindi lì procederete a confermare o a cambiare eventualmente la vostra scelta. Se avete fatto l'esame di Stato, nel frattempo vi siete documentati e invece di economia e commercio vi sentite più orientati per scienze economiche e bancarie, a quel punto, quando comincerete l'immatricolazione vera e propria, alla fine di luglio, confermerete la vostra scelta. Normalmente finiscono le immatricolazioni ai primi di novembre, di solito il 2 novembre. E quindi poi le lezioni iniziano molto prima, però questo per darvi periodi. Periodi solitamente li trovate sul manifesto degli studi che vedete qui, più o meno quest'anno mi pare a pagina 14, ma insomma ci sono tutte le scadenze. Se uno non se le ricorda, via via qui le trova. Una cosa interessante per voi e soprattutto per i vostri genitori è il simulatore del calcolo delle tasse. Le tasse universitarie vengono calcolate in base all'ISEU. L'ISEU è praticamente un indicatore della situazione economica equivalente per l'università. Quindi chi non avesse l'ISEE e ritiene che il reddito sia inferiore ai 100.000 euro, gli conviene andare a farlo in questo periodo, che poi si fa adesso e vi serve per l'ammissione al prossimo anno. È fondamentale per iscriversi all'anno accademico 2022-2023 avere l'ISEE dell'anno in corso di quest'anno qui. Quindi, senza arrivare proprio in fondo all'anno che i CAF sono oberati e non ci si fa avere l'ISEE, vi consiglio di cominciare a sentire un CAF o un commercialista, ditelo a casa. E qui, se voi inserite il vostro ISEE, vedete? Quassù, oppure non intendete dichiarare, ma questo nel caso dei redditi superiori, viene esattamente la cifra che andrete a pagare, che è ripartita in quattro rate. Quindi questa è una cosa comodissima, sapete prima quello che dovrete andare a pagare. Allora, sempre a questo menu di didattica, sotto la voce della Scuola di Economia e Management, trovate gli uffici studenti e didattica. Gli uffici studenti e didattica per voi sono questi, per chi si iscriverà a economia, sono naturalmente quelli dei dipartimenti che citava prima il professor Cappelli. Quindi economia, politica e statistica e studi aziendali e giuridici. All'interno di questo trovate le informazioni sull'apertura al pubblico, il numero di telefono tutti i giorni, escluso il sabato e la domenica naturalmente e gli altri festivi, dalle 12 alle 13, potete chiamare per qualsiasi dubbio che abbiate, e tutta la modulistica per richiedere tutto ciò che riguarda la vostra carriera. Le tasse pagate, gli esami fatti, un certificato per datore di lavoro se serve per i vostri genitori, qualsiasi cosa, d'accordo? Più c'è un orario di ricevimento e naturalmente vi prenotate tramite un'app HeoFirst e vi prenotate e poi vi
venite a chiedere o ritirare qualsiasi cosa, tipo il badge che poi vi servirà una volta iscritti per l'accesso alla mensa e alla biblioteca. Un'ultima cosa che, di cui avevo accennato e volevo finire di parlarvi è naturalmente il centro linguistico d'Ateneo. Come sapete è obbligatorio la conoscenza, come va detto prima il professor Cappelli, dell'inglese B1 per le lauree triennali in lingua italiana oppure B2 per le lauree anche triennali in lingua inglese, corsi internazionali. Nella pagina del CLA, che è sempre nel solito menu naturalmente, Centro Linguistico Ateneo, trovate, vedete, la tabella delle certificazioni di lingua inglese riconosciute dall'Ateneo. Quindi altre certificazioni diverse da questa non saranno riconosciute. Prego. Le certificazioni riconosciute sono quelle che trovate qui dentro, sono quelle più comuni, ma che ne so, capita che qualcuno faccia una vacanza studio all'estero, sono capitati insomma degli studenti a Malta o in Inghilterra, hanno portato delle certificazioni lasciate dal college che non sono state riconosciute perché non sono queste. Per chi non ha la certificazione, naturalmente nessun problema, perché al Centro Linguistico Ateneo ci sono proprio i corsi. Quando farete il test di accesso verrà valutato anche la vostra preparazione linguistica, per chi non ha la certificazione, e quindi poi sarete inseriti nel corso corrispondente ai fini di conseguire il livello di lingua che vi serve per frequentare quel corso di laurea. C'è una novità che poi ve ne parlerà più diffusamente, credo, qualche docente dopo di me, relativamente al TOLC, una novità proprio di stamani. Sembra che per voi di quinta sia lo studio del governo, non so se per quest'anno o per i prossimi anni, di utilizzare il luogo del test CISIA, TOLC e che al momento è obbligatorio per l'ammissione a qualsiasi, anche se sono a numero aperto, a qualsiasi corso di laurea in economia sul territorio nazionale, sembra, è allo studio la possibilità di valutare i test invalsi e utilizzarli in luogo del TOLC. E però ve la dico come l'ho letta in un articolo del Sole 24 Ore stamani, che mi è stata inviata dal gruppo di didattica e management che abbiamo a livello nazionale. E quindi vi diranno a voi a scuola naturalmente se i vostri test invalsi varranno o meno, non so il governo che tempi abbia per questa approvazione. Se non dovessero contare gli invalsi, ricordatevi che dovete fare il TOLC. Allora, io avrei quasi finito, nel senso che vi devo dire solo un'altra cosa tecnica e poi naturalmente ci sarà tempo, spero, per qualche domanda se avete alla fine degli interventi. Raccomando a tutti, prima di uscire, chi non l'avesse fatto, di registrare la presenza e chi vuole l'attestato lo deve dire in maniera tale che i colleghi glielo mandano per email, va bene? Nei prossimi giorni lo ottenete, però mi raccomando, prima di uscire, chi non l'avesse fatto, registri la presenza. Grazie a tutti e buona giornata. Bene, grazie, ringrazio la dottoressa Bogi per l'intervento, grazie. Allora, proseguiamo adesso con la dottoressa Laura Di Renzone per appunto, una breve presentazione, suppongo, e poi magari delle domande. Questa, abbiamo pensato a una sessione, appunto, le testimonianze dal mondo del lavoro, dalle professioni, poi magari qualche domanda. Vi invito magari ad essere abbastanza concisi e concisi con le domande, perché poi abbiamo un'altra breve sessione informativa sui test d'ingresso con il professor Lonzi, e poi abbiamo appunto il tour delle strutture. Grazie, dottoressa Drenza. Grazie, signor.
Buongiorno a tutti. Intanto ringrazio la Scuola di Economia e Management per avermi invitato questa mattina a portare, diciamo, la mia testimonianza, il professor Marinello, che è stato il mio professore con il quale ho fatto la tesi della magistrale. Intanto mi presento, sono Laura Di Lenzone, sono iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 2016 e dal 2020 sono anche il presidente dell'Unione Locale di Siena, che è l'associazione sindacale dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. Per me è un'emozione essere qua, perché comunque in questa aula, che era prima una biblioteca, ho passato gran parte del mio tempo di studio con appunto i miei compagni di università, e ho frequentato il corso triennale in economia e commercio e successivamente ho fatto la laurea magistrale in management e governance, quindi il mio percorso di studi è di carattere aziendalistico e giuridico. Mi è stato chiesto di portare la mia testimonianza su come, diciamo, il percorso di studi che ho fatto ha indirizzato e caratterizzato poi le mie scelte professionali. La mia, diciamo, scelta è stata decisa in itinere, perché comunque ho scelto di fare la professione durante il percorso di studi, in particolar modo alla fine della triennale ho fatto uno stage presso un commercialista, che poi successivamente è diventato anche il mio dominus e adesso il mio collega. Ho fatto pochi mesi di stage e successivamente, quando poi ho fatto la laurea magistrale, ho iniziato il periodo di praticantato a partire dal secondo semestre del secondo anno. Per chi di voi non lo sapesse, la professione di dottore commercialista è accessibile solo con il conseguimento della laurea e lo svolgimento di un periodo di praticantato, che è un periodo di formazione sul campo, possiamo dire, presso lo studio di un dottore commercialista esperto. Il periodo di praticantato dura 18 mesi. 6 di questi 18 mesi possono essere svolti anche prima del conseguimento della laurea. E io ho fatto proprio così, e al termine dei 18 mesi è possibile accedere all'esame di Stato. L'esame di Stato dà accesso appunto all'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti. Si compone, così come adesso, per 3 prove scritte e una prova orale. Vi informo che se vi iscrivete e fate lo stesso percorso di studio che ho fatto io, l'università ha un accordo con i dottori commercialisti, quindi potete evitare di fare la prima prova sull'ambito aziendalistico, la seconda prova in ambito giuridico, la terza prova è una prova tecnica e poi c'è la prova orale. L'ordine dei dottori commercialisti è suddiviso in 2 albi, l'albo A e l'albo B. Nell'albo A si iscrivono i dottori commercialisti, cioè quelli che hanno fatto un percorso di studi completo, triennale e magistrale, mentre è possibile accedere all'albo B degli esperti contabili anche avendo fatto la triennale, cioè facendo economia e commercio e poi facendo 18 mesi di pratica e successivamente l'esame di Stato. La professione di dottore commercialista è una professione a tutti gli effetti, quindi ha ovviamente dei lati positivi e negativi rispetto al lavoro in azienda. È una professione che comunque negli anni si è ridotto l'appeal e l'interesse, anche in considerazione del fatto che non tutti sanno cosa fa il dottore commercialista, o almeno chi non ha appunto un'esperienza in famiglia di cosa fa effettivamente. Il dottore commercialista
di solito nella visione comune è colui che tiene conti. E in effetti è così, nel senso che è effettivamente colui che aiuta l'impresa a tenere le scritture contabili, a fare il bilancio, a pagare le imposte. Però è sostanzialmente una figura consulenziale, quindi e l'attività che svolge è estremamente eterogenea, quindi è sia un'attività di consulenza, come diceva la professoressa prima, magari anche per la persona fisica che deve fare l'ISEE per mandare il figlio all'università, ma anche attività di consulenza nei confronti delle imprese, di una pianificazione fiscale, economica, a volte anche diciamo finanziaria. E poi diciamo anche altre attività collegate più all'ambito giuridico, diciamo, mi viene in mente che una delle attività che svolgo abitualmente è quella in relazione alla crisi di impresa, quindi attività di curatore, gestore della crisi da sovraindebitamento. Questi sono termini che probabilmente non vi saranno familiari adesso, ma comunque quello che, il messaggio che vi vorrei mandare è che comunque è possibile plasmare questa professione nell'ambito che più vi interessa. Quindi diciamo che potete utilizzare questi 3 o 5 anni, quelli che vorrete, per poter capire cosa fare da grandi. Vi accenno solo un piccolissimo aneddoto che mi è venuto in mente quando mi hanno chiesto di venire qui oggi. Io ero seduta non qui, ma nell'altra aula magna, come voi, nel 2009, quando mi sono iscritta appunto a questo corso di laurea, e il professore che presentava il corso di laurea ci disse una cosa che mi è rimasta particolarmente impressa, e cioè che questi anni di università, oltre al fatto che vi permetteranno di instaurare amicizie, diciamo, di lungo periodo che vi porterete dietro tutta la vita, è anche l'unico periodo, forse, che vi potrete concedere per l'approfondimento e lo studio di argomenti che vi interessano, perché sono 5 anni in cui vi dedicate a voi stessi e alla vostra formazione. E diciamo, col senno di poi, vi assicuro che ha avuto ragione. Non so se volete chiedere qualcosa, se avete delle domande sulla formazione, su anche la vita a Siena. Io sono senese, quindi ho scelto questa università e ho avuto la fortuna di essere proprio qui in una delle migliori università d'Italia, oppure nell'ambito della professione. Come vi dicevo, sono il presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Siena, è un'associazione sindacale, ma abbiamo fatto anche, diciamo, per adesso numerose attività formative, tra cui anche una anche con il professor Marinello nell'ambito delle criptovalute. In questo settembre abbiamo fatto altri eventi formativi, diciamo, per noi stessi e per i giovani colleghi, in considerazione del fatto che voi vi sembrerà di essere estremamente giovani, ma dottori commercialisti giovani si è fino a 43 anni, quindi avete tempo per fare i giovani commercialisti. Bene, grazie mille, grazie alla dottoressa Di Renzone. Vediamo se ci sono, non so, alcune domande. Io credo che la presentazione della dottoressa Di Renzone sia stata molto interessante, proprio perché tocca vari aspetti sia del mondo professionale che della formazione universitaria e del contesto nel quale, diciamo, opera l'Università di Siena e ci troviamo tutte e tutti a vivere. Vediamo se c'è qualche domanda. Forse c'è anche un po' di effetto pubblico che non aiuta, ovviamente, in questa grandissima aula. Ok, se non ci sono domande, poi vi ricordo che eventualmente ci sarà lo spazio dopo per interagire anche con le studentesse e gli studenti tutor.
Io per adesso ringrazio ancora la dottoressa Di Lenzone e passerei la parola, grazie, al professor Lonzi, grazie di essere qui con noi, che ci parlerà appunto di alcuni temi che sono stati già richiamati, che hanno a che vedere con i test d'ingresso, la valutazione in ingresso e gli obblighi formativi aggiuntivi, questi sconosciuti. Allora, si sente? Sì. Allora, come vedete, io vi devo parlare del test d'accesso per i corsi di laurea triennale della Facoltà di Economia di SEM. E la gran parte delle cose che vi dirò, specialmente per quello che concerne la valutazione, ottenere o meno un punteggio sufficiente, vi dirò cose che riguardano esclusivamente Siena Economia, perché per il test d'accesso ogni università, ogni corso di laurea fa a modo suo. Quindi, quando andrete a scegliere il vostro corso di laurea, informatevi bene sul test d'accesso cosa vuole, cosa pretende quel corso di laurea. Io parlo solo esclusivamente per Siena Economia. Tutto. Eccoci. Perché si fa il test? Per un motivo estremamente semplice. Sì? Girando qui scorreva. Non è Word, è un Acrobat. Ah, ok. Sì. A posto? Bene. Allora, la risposta del perché ci sia un test la vedete scritta qui. Esiste l'obbligo del test perché lo prevede la normativa nazionale. Finalità del test. Le finalità del test si dividono in due tipologie. Il test d'accesso è sicuramente indispensabile per quei corsi di laurea che abbiano scelto la via del numero chiuso e quindi ovviamente devono selezionare quelle persone che avranno i risultati migliori nel test. Questo per Siena Economia non vale assolutamente. A Siena Economia non esiste numero chiuso. Ogni anno il numero delle iscrizioni sostanzialmente si attesta tra le 500 e le 600 e quindi è perfettamente in linea con quello che ci danno le nostre strutture per poter accogliere le persone a lezione. Anticamente noi presentavamo il test d'accesso esclusivamente come un test autovalutativo. Se lo studente lo voleva fare, lo faceva, altrimenti perdeva un'occasione di vedere come si trovava la sua preparazione su certi temi. Poi ci hanno detto che il test era in ogni caso obbligatorio e quindi, come vedete, anche se a Siena Economia non c'è il numero chiuso, c'è comunque l'obbligo del test. Bisogna essere molto chiari. A Siena Economia
scusate se lo ripeto sempre, ma non voglio generare false informazioni, non c'è relazione tra l'iscrizione alla facoltà di economia o ai corsi di laurea di economia e il test d'accesso. Ci si può benissimo iscrivere anche senza aver fatto il test d'accesso. Certo, se uno lo fa prima di settembre è meglio, è più proficuo per lui. Ma in ogni caso noi teniamo aperte le iscrizioni al test d'accesso fino al mese di novembre, in modo tale che anche quelli che ci hanno pensato con ritardo si possano benissimo iscrivere, cominciare a frequentare le lezioni del primo anno e poi per favore decidetevi a fare il test negli appelli di settembre, di ottobre e di novembre. Importante è averlo fatto per rispettare la legge. Si può fare il test d'accesso per Siena Economia in qualunque sede d'Italia, basta che poi ci venga spedito il risultato. E in base al risultato vedremo quello che vi dirò dopo. Quindi chi volesse venire a fare Siena Economia non è assolutamente obbligato a fare il test d'accesso a Siena. Lo fa dove gli pare, basta ci mandi poi il risultato. Noi al momento, perché come avete sentito, come sempre nell'università le cose non sono mai ferme ma si muovono, al momento noi abbiamo fatto la scelta del test del CISIA, che nacque all'incirca nel 2007-2008 per fare i test di ingegneria e che poi si è allargato ad economia, eccetera, 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 fino a comprendere la possibilità di fare test per quasi tutti i corsi di laurea. Questa che vedete è la pagina d'ingresso del CISIA. Se volete un consiglio, iscrivetevi alla pagina del CISIA. È gratis e non comporta nessunissimo impegno. Però, come vedremo dopo, intanto si può benissimo fare a gratis delle esercitazioni per prepararsi a test d'accesso, senza che questo poi ricaschi in nessun tipo di obbligo dalla persona e il CISIA. Se vi iscrivete al CISIA, conservate sempre nickname e password della vostra prima iscrizione, perché quelli saranno in eterno il vostro nickname e password o il sito del CISIA. Per trovarlo su internet basta battere CISIA, poi l'indirizzo è www.cisia.it, quindi non è neanche un grande sforzo mnemonico. Io vi presento la pagina del talk e testo online CISIA, ecco la sigla talk, e vuol dire economia. E anche come genesi, nella prima pagina ci vedete ingegneria, la prima che fu fatta, ed economia. Se si vede, registrati, accedi, date. In ogni momento, pigiando su date, vedete tutti i possibili test TOLC ed economia che ci sono in Italia e che abbiano ancora dei posti aperti. Quindi uno ha subito il modo di vedere dove lo potrebbe fare. Informazioni. La pagina di informazioni vedete che vi dice tutte le modalità per poter accedere al test d'accesso CISIA. C'è un help desk che può essere fatto per telefono e per posta elettronica. L'help desk del CISIA viaggia su circa 250.000 domande all'anno. Quindi evidentemente funziona, perché se no non ci sarebbero così tante domande e richieste di informazione. Trovate tutto tanto nella pagina del CISIA. Qui, se proprio vi interessa, c'è già il programma delle date in cui il talk sarà fatto a Siena. Abbiamo appena fatto quella del 15 febbraio, che è stata la prima. Non puntate su quella del 22 marzo, perché ieri sera si è già riempita, non ci sono già più posti liberi. Però vedete che noi abbiamo previsto
a settembre, ad ottobre, a novembre addirittura, la possibilità di fare il test d'accesso qui a Siena. Poi, come detto, se uno lo vuol fare da un'altra parte, lo fa da un'altra parte. Laurea triennale Siena Economia, già ridetto. Occorre fare il test d'accesso. Si può fare il test d'accesso versione in italiano per i corsi di laurea in italiano. Per i corsi di laurea in lingua inglese, laurea triennale in lingua inglese, per noi di Siena si può fare il test in italiano e si può fare il test in inglese. Per i corsi di laurea in inglese non è obbligatorio per ora fare il test in inglese. In ogni caso, per fare Siena Economia ci vuole almeno il B1 per l'inglese, e se uno volesse fare il corso di laurea tutto in inglese, allora ci vuole la certificazione B2. TOEIC, ve l'ho già detto, test online CISIA, è quello che ormai c'è. Anticamente c'era il TIP, test in presenza. Era una giornata tragica, perché a noi ci arrivavano 500 persone e volevano fare il test. Si faceva in un pomeriggio solo. Ogni persona portava tra genitori, fratelli, sorelle, altre 5 persone. Era una giornata sicuramente drammatica. Veniva dato un librettino cartaceo, una scheda per le risposte, e poi la sera si doveva correre a Pisa a far leggere tutte le schede delle risposte per sapere com'era andata. TIP, se lo sentite dire, era questo. Ora non dovrebbe esistere più, perché si fanno tutti i TOEIC in via telematica. TOEIC in via telematica. Struttura del test d'accesso per economia. Il test è a tempo variabile. 3 sezioni al massimo di mezz'ora. Se uno finisce prima, può benissimo passare alla sezione successiva. Il tempo che ci mette in meno, però, non lo può riutilizzare da altre parti. Ordine rigido, logica, 13 domande. Comprensione verbale, 10 domande. Matematica, 13 domande. Ogni sezione dura al massimo 30 minuti, le sezioni vanno fatte in ordine stabilito. Logica, comprensione, matematica. Se poi si vuole approfittare della quarta sezione per fare il test relativo all'inglese, il test relativo all'inglese dura 15 minuti e sono 30 domande. Normalmente sono frasi da completare. A un certo punto, al posto di una parola ci sono i puntini, e al posto dei puntini bisogna metterci la parola giusta. Va bene? A noi il test d'inglese serve perché una persona, in base ai risultati del test d'inglese, viene indirizzata opportunamente a seguire precorsi e corsi d'inglese. Chi si presenta e c'ha già il B1 e c'ha già il B2, la parte d'inglese può benissimo saltarla o può farla per divertimento, tanto anche se fa 0 il certificato non gliela annulla nessuno. Struttura dell'English Talk. Sono le stesse 3 sezioni, con gli stessi numeri di domande, logic, verbal comprehension e mathematics. Ogni sezione dura 30 minuti, ovviamente non c'è la sezione finale relativa alle domande in inglese perché il test è già tutto in inglese. Domande e punteggi. Valido per qualsiasi TOEIC fatto in qualsiasi posto d'Italia. Allora, le domande sono a risposta multipla. 5 possibili risposte, una giusta e 4 sono sbagliate. Risposta giusta, 1 punto. Risposta non data, 0 punti. Per un meccanismo che dovrebbe cercare di non far mettere le crocette a caso, ma pensandoci bene prima, se una risposta è sbagliata viene tolto 1/4 di punto. Quindi, se sbagliate 4 risposte,
vi mangiate l'un punto della risposta data bene, tanto per capirsi. Risultato del test, e qui è fondamentale ricordare quello che ho già detto fin troppe volte, la prossima pagina è solo proprietà di Siena Economia. La valutazione del test è sufficiente o insufficiente, altri la fanno in maniera simile, ma in modo completamente anche diverso. Si prende i risultati delle tre sezioni, si prende il voto di matematica e si moltiplica per 3, più il voto di logica moltiplicato per 2, più la comprensione verbale come viene moltiplicata, cioè per 1. La somma dei pesi 3 più 2 più 1 è 6, si fa la media ponderata. Il risultato si divide per la somma dei pesi 6. Voto ponderato a pesi differenti, come vedete matematica conta di più, poi conta logica e nel suo piccolo conta anche la comprensione verbale. Per avere questa parte sufficiente bisogna raccogliere almeno 6,5. Poi si prende la parte di matematica da sé e lì si guarda subito quanto è stato il risultato. E anche lì deve essere fatto 6,5 almeno. 6,5 nel punteggio globale, 6,5 a matematica almeno. Se si raggiungano questi due almeno, il test è ritenuto sufficiente, superato. Altrimenti il test è insufficiente. Che succede? Sezione aggiuntiva di conoscenza della lingua inglese, questo sostanzialmente ve l'ho belle detto, in base al punteggio che viene ottenuto nel test di inglese, va bene? Venite consigliati per un percorso successivo relativo alla lingua. Nel test di inglese o si risponde bene o non si risponde. Un punto o 0 punti, non ci sono le penalizzazioni. Allora, conservate sempre nickname e password usati al momento dell'iscrizione del sito del CISIA, perché poi vi potrebbero servire per riscaricare i risultati del vostro test e spedirli a Siena Economia. Per il momento no, perché tanto tutti i test che vengono fatti a Siena, i risultati per ora nel computer ce l'ho io, però se un domani dovresti esportare il vostro risultato perché cambiate sede universitaria e vi chiedono se avete fatto il test, è sempre bene avere nickname e password. Si entra nel sito del CISIA, ogni test c'ha un suo numero di matricola e con quello vi riscaricate subito il vostro risultato. Tenete presente il risultato del test. Dovunque lo facciate, è roba vostra. Quindi non è che se fate il test male venite segnalati a tutte le sedi d'Italia. Il risultato di test lo tirate fuori se siete voi che lo volete presentare a chi ve lo chiede. Va bene? Anche se chiaramente rimane tutto nei database del CISIA. Per chi fa a Siena Economia e dappertutto, perché la legge obbliga, una volta fatto il test, a chi lo facesse non sufficiente, gli obblighi formativi aggiuntivi. Questa è una parte sempre in movimento. Infatti avete sentito la penultima relazione che cosa vi ha detto relativamente ad altri test tipo l'Invalsi. Tutte cose in movimento, quindi io parlo ora per la situazione attuale di Siena Economia. Chi avesse un testo insufficiente, gli vengono attribuiti gli obblighi formativi aggiuntivi che vanno assolti. Primo modo per assolverli: rifare il test e superarlo. Il CISIA consente di fare il test TOEIC una volta al mese.
Ci sono i passionisti che fino a che non hanno ottenuto il punteggio che vogliono loro, continuano tutti i mesi a fare un talk per vedere d'alzare il punteggio. Una volta una persona gli dissi: guardi, è la quarta volta che viene a farlo e tutte le volte lo fa peggio. Io lo ringrazio per i soldi che ha dato al CISIA, forse si smette meglio. Fui un po' ignorante, però che si deve fare? Non piace a me stare zitto. Per Siena Economia, questa prima versione io personalmente la sconsiglio. Avete fatto il test e questo basta. Vediamo com'è il risultato. Se il risultato fosse insufficiente, a Siena si fa il precorso di matematica o corso propedeutico a settembre, e quello sarebbe bene lo facessero tutti, perché si ribadisce i punti di base, piano cartesiano, insiemistica, rette, parabole, circonferenze, esponenziali, logaritmi, seno e coseno e tangente, in modo tale da cercare di rimetterci un po' tutti in pari prima di cominciare i corsi. Alla fine del corso propedeutico di settembre c'è una prova finale, ovviamente sotto tutti esercizi di matematica. Se uno ha superato la prova finale del corso di settembre, ad assolto gli OFA. Poi ci sarà la prova intermedia verso novembre del corso di matematica generale. Per tutti i corsi c'è la prova intermedia. Arrivati a metà programma si fa la prova intermedia. Se uno la prova intermedia di matematica la fa sufficiente e aveva gli OFA sono cancellati, assolti. È stato messo in piedi anche un'altra ulteriore modalità, con una collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, si può utilizzare il corso di recupero chiamato Federica, l'hanno chiamato loro così. Praticamente una persona può seguire in telematica 11 lezioni. Se vuole, alla fine di queste 11 lezioni ci sono dei test, degli esercizi da svolgere per vedere a che punto si trova, e poi ci sarà la prova finale. Chi supera la prova finale del corso di Federica assolve gli obblighi formativi aggiuntivi. Ed infine, il modo che per Siena Economia è in assoluto il migliore che ci sia: decidetevi a passare matematica generale entro il primo anno di corso. E con quello avete risolto tutti i problemi relativi agli obblighi formativi aggiuntivi. Poi ci sono quegli altri esami. Al momento, se uno continua ad avere gli obblighi formativi e non li elimina entro il primo anno di corso, gli verrà bloccato la possibilità di sostenere gli esami del secondo e del terzo anno. Gli esami del primo anno e ovviamente matematica generale per prima saranno sempre consentiti di poter essere sostenuti, perché, ripeto, matematica generale è quello che vi darebbe il via libera. Se avete obblighi formativi aggiuntivi, sostanzialmente ve l'ho già detto, potete seguire il precorso di matematica, andate e seguite le lezioni di matematica generale. Il Covid ha avuto per me un'unica principale ricaduta positiva: tutti, invece di fare le lezioni alla lavagna come si era sempre fatto, si è sempre fatto lezioni con la lavagna elettronica, e queste lezioni sono tutte registrate, per cui non solo c'è la lezione in presenza, non solo c'è il testo, le dispense per studiare, ma ci sono tutte le lezioni registrate. Se uno perde una lezione, prende se la riguarda la sera, a mezzanotte della domenica, quando gli pare. Una volta iscritti al corso,
ci si possano fare anche le lezioni dell'anno scorso, perché ormai la pandemia dura da 2 anni. Quindi tenete presente tutti questi strumenti. Sono registrate le lezioni, sono registrate le esercitazioni, il corso di Federica ve l'ho detto, ci sono gli studenti tutor, c'è il ricevimento fatto da professori e questi vi possono tutti dare indicazioni per poter assolvere gli OFA. Precorso di matematica si svolge a settembre, comincia nella seconda settimana di settembre, 3 lezioni su insiemistica e numeri, 3 lezioni di geometria analitica, 3 lezioni di trigonometria, 2 lezioni su esponenziali e logaritmi. Alla fine ci sarà un test finale, 10 domande a risposta multipla, però 4 risposte sole, quindi c'è una leggera agevolazione. Il meccanismo è sempre il solito, 1 punto meno 1/4, 0 punti. Prova intermedia del corso di matematica generale. Andate alle prime lezioni perché sulla prova intermedia, visto che i corsi di matematica generale dovrebbero riessere come al solito 4, non ci saranno enormi diversità, però è sempre bene sentire ciascun docente del corso come intende sistemare e fare la propria prova intermedia. Preparazione al test usando il sito del CISIA. Ecco perché vi ho detto, anche se non volete, iscrivetevi al sito del CISIA. Qui vedete, ci sono subito i primi 4 link per registrarsi e accedere, ma quello che è più importante è il cosiddetto MOOC, Massive Online Open Course. Praticamente è una dispensa telematica gratuita di esercitazione al TOLC ed economia. Poi c'è il MOOC di ingegneria, c'è il MOOC per biologia, c'è un sacco di MOOC. Un passionista se le può anche fare tutti. E praticamente sono dispense gratuite per prepararsi al test d'accesso del TOLC. Ecco perché vi dico iscrivetevi. Tanto se vi iscrivete non vi arriva nessun bollettino da pagare. Quando poi deciderete di iscrivervi al TOLC e allora vi verrà chiesto 30 euro per l'iscrizione al test. Ma questo perché uno vuole effettivamente fare il test. Se vi segnate per fare il test in una data, in una certa sede, potete anche non presentarvi. Se ci avete ripensato, se vi è capitato un incomodo, allora il CISIA vi dà la possibilità di iscrivervi una seconda volta entro lo stesso anno solare, anche in una sede diversa, anche per un talk diverso, con i soliti 30 euro che avete già pagato. Ma se non vi presentate anche la seconda volta, chiuso, i 30 euro l'avete persi. Tenete presente questa possibilità. Io ho finito. Bene, grazie. Ringraziamo il professor Lonzi per questa esaustiva panoramica sui test d'accesso e gli OFA. Io adesso non so se ci sono appunto domande. Abbiamo lasciato, siamo stati... Sembra abbastanza bravi, abbiamo lasciato un po' di tempo in fondo e appunto vi chiedo se ci sono curiosità, dubbi, domande su questo aspetto dei test d'ingresso oppure sugli aspetti di cui abbiamo parlato in tutta la mattina. Esatto. Speriamo che sia, appunto, come diceva il professor Lonzi, tutto molto chiaro. Bene, se non ci sono domande, io vi chiedo di rimanere un attimo a sedere, perché adesso organizzeremo l'uscita in maniera il più regolare possibile, anche per permettere di formare alle studentesse e agli studenti tutor dei gruppi un po' più piccoli e accompagnarvi a vedere proprio la scuola di economia e management, ok? Quindi
chiederei a Roberto se potete ancora pazientare 2 minuti, perché con questa situazione è meglio non uscire tutti insieme. Passo la parola a uno dei nostri tutor, Roberto Russo. Buongiorno a tutti. Ok, allora ragazzi, ora vi accompagneremo a fare dei tour della facoltà. Vi chiedo di non alzarvi tutti, facciamo tipo la ragazza al giubbotto grigio in poi. Andate dove c'è la ragazza lì al desk, chi vuole l'attestato lo firmi e date nome e cognome, non vi disperdete, comunque ci sono gli altri tutor che ci aiutano. Io intanto ringrazio ancora chi è intervenuto, la dottoressa Bosi, i colleghi dell'orientamento, la dottoressa Di Renzone, grazie a voi per essere stati con noi. Adesso chi è online può ancora rimanere cortesemente, perché faremo andare questo video sugli spazi della SEM, saremo con voi tra 2 minuti appena tutte e tutti saranno usciti qui in presenza. Sì. Scusa Matteo. Ok, va bene, aggrega qui. Vai. Però, un ultimo appunto per chi si è iscritto ad Aspettando Bright dalle 12 all'1, parleremo di un altro aspetto dell'università che è quello della ricerca in maniera accessibile. L'evento per chi si è registrato è alle 12 all'aula Chiostro, che è al primo piano. Arrivo subito, va bene, è un problema, grazie. Anzi, scusate, posso chiedere di stare fermi un secondo, se no ci ammassiamo, siamo troppi, grazie. Vai sopra e non cioè li porti sopra proprio qua fuori al chiostro. Quando sono a 70 sì. No, c'è. Scusate. Aspettate. Alla Mari farei fino. Ok, l'altro gruppo, diciamo fino a questo giubbotto rosso, vai. Sì. No, vabbè, si ammassa.
Vi chiedo di pazientare ancora qualche momento per iniziare il video delle strutture. Allora, da questi ragazzi qua più avanti fino a qui, fino alla linea, andiamo, vai, tu col cappello, grazie, grazie, grazie. Stiamo mettendo tutti. Mi riblocchi un attimo, vado a vedere un po' sopra, cioè questi qua. Mari, questi non li facciamo. Se non li facciamo di stare. Vabbè, ok. Ok. Sì.
Allora, da qui in poi possiamo andare verso... Ah. Registrato prima si deve registrare e poi... Sì, no, giusto per... Ah, se dovete già uscire, se avete già fatto tutto, sì, magari devi passare di lato così, non nel mezzo. Ok. Va bene. Pronto. Sì, devo andare. Bene, adesso vi, per chi è a casa, facciamo vedere brevemente questo video fatto dai nostri tutor che ci farà vedere appunto gli spazi della scuola di economia e management. Studenti. Benissimo, allora adesso chiuderemo l'aula virtuale perché dobbiamo cambiare anche aula. Non ci sono state domande prima, quindi vi invito a contattare i docenti delegati all'orientamento della SEM ed eventualmente anche le studentesse tutor per eventuali dubbi o domande che volete rivolgerci. Grazie ancora per essere stati con noi. Arrivederci. 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 Arrivederci.
Arrivederci, arrivederci, arrivederci. Ah, arrivederci. Ah, arrivederci.